Namaste. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica, benvenuti a questo appuntamento di l'avescedario dell'yasana, quarta puntata. Oggi vedremo insieme una delle posizioni più belle, che richiedono comunque tanta flessibilità della nostra schiena, quando stiamo iniziando, ed è all'asana, la posizione dell'aratro. Allora, questa posizione è relativamente semplice se noi abbiamo una colonna vertebrale molto flessibile. Per farla richiede ovviamente di essere molto caldi, di essere molto cioè molto ben preparati a livello di, di riscaldamento delle asana. Quindi magari dopo una pratica di, di vinyasa o dopo una pratica di hatha yoga, dopo 20 minuti di una pratica dove hai allungato completamente la schiena, allora puoi eh, prendere una posizione come alasana. Allora, io qui con me ho una coperta, vabbè questa è gigante, però la, la metterò un po' più sottile per farvi capire un attimino gli, gli atteggiamenti giusti da tenere in considerazione con questa posizione. È importantissimo appoggiare quello che deve essere appoggiato per terra. Dunque, quando noi prendiamo all'inizio questa posizione, la nostra schiena tende a essere un po', un po curva, quindi eh, levo la copertina per farvi vedere. Quello che noi facciamo generalmente è da sdraiati l'insegnante o chi sta praticando seguendo un video o, o comunque come sia, li, li incontriamo in alasana, quindi portiamo le gambe dietro la testa e facciamo questo. E qui mi schiaccio completamente la colonna, non è quella la posizione da prendere, ok? Quindi partiamo dai punti chiavi. A terra deve rimanere la nuca che vuol dire la parte posteriore della vostra testa? Quello sì, le braccia con le spalle, ok? Quindi le spalle devono essere ben radicate al pavimento e da lì potete appoggiare completamente le braccia. Dipende dalla vostra flessibilità, potete lasciare le mani distese nel pavimento o le mani come supporto della vostra schiena. Allora, noi abbiamo la settima vertebra cervicale, che è questo ossicino qua sporgente, che non deve per nessun motivo, ragione o circostanza essere appoggiato nel pavimento in questa quest'asana, ok? Se sentite che vi manca ancora tanto per appoggiare bene i piedi, potete usare un mattoncino da mettere dietro o da mettere a livello. Ricordatevi che c'è il livello 1. Dos, i 3 dei mattoncini, quindi anche a livello 3. La idea è non andare a cercare il mattone, ma eh, proprio tr trovare un punto dove rilassare completamente i nostri piedi quando andiamo indietro. La colonna vertebrale deve rimanere dritta, molto dritta. Se ci manca un po' di apertura delle spalle, è lì che entra in gioco la nostra coperta e la mettiamo sotto. Ok, quindi. Ricominciamo dalle basse prima di mettere la coperta sotto a capire che cosa deve essere appoggiato per terra. Ok, quindi noi ripeto: dovete essere molto caldi quando prendete questa asana, questa posizione. Infatti, nella, nella prima serie della Ashtanga Vinyasa, questa è una delle asana di chiusura, quindi è un asana che si fa dopo un'ora e venti più o meno di pratica. Per dirvi di quanto dobbiamo essere caldi. Perché se no si tende proprio a schiacciare completamente sul collo e a schiacciare sulla settima vertebra cervicale. Così ci possiamo fare male, molto male. Quindi piuttosto non si fa, ok? O si fa cichita, si fa mità. Quindi le spalle vanno al pavimento, ok? Attiviamo fortemente l'addome, già da qui, già dalla preparazione. Le braccia non vanno aperte, se io apro i gomiti perdo il mio bilanciamento, quindi le mie braccia sono chiuse, serrate con i gomiti al pavimento senza che questo mi faccia inarcare la schiena, ok? Quindi mantengo una forte attivazione dell'addome, spalle al pavimento, appoggiamo le mani io preferisco prendere la posizione dalle gambe distese, che poi li mando indietro, ma voi li potete piegare e aiutarvi con le mani per snocciolare indietro, dipende da come siete più comodi, come entrate più comodamente nella posizione. Io preferisco avere il controllo delle gambe distese che si attivano: attivo i quadricipiti, attivo gli addominali, a sollevare le gambe. Inspiro, li mando indietro e già da qui inizio a sentire se sto schiacciando, se sto curvando, se devo mettere le gambe, come vi dicevo qui. Cioè, se il mio scopo è mettere i piedi lì, allora curvo la colonna, ok? Quindi no, la idea è di aprire con le mani mi aiuto, chiudo i gomiti, ok? Le mani possono venire anche sulla zona bassa della schiena, la colonna se apre posso rimanere anche qua con le gambe, o se riesco, allora vado più indietro e appoggio i piedi nel pavimento mantenendo la colonna dritta e poi lentamente con lo stesso controllo torno con le gambe distese oppure piego le ginocchia ed esnocciolo. Ok. Se mi manca ancora quella flessibilità nelle spalle per andare indietro, noi possiamo mettere una coperta, Vabbè, questa è veramente grande come copertina. Può essere piegata anche così, eh. Da mettere qua sotto, ok? Quindi la potete mettere anche qui o la potete mettere un po' più alta o anche più sottile, questo dipende come la, la vi trovate meglio, che andrà nella base dove voi appoggiate le spalle. Da qua vi aiutate con le mani, prendete di nuovo la posizione, andate indietro, attivate bene. Entra un braccio, entra l'altro, schiena dritta, e già da qui sentite molto più sollievo con la copertina sotto. Allora fate attenzione, però, a non metterla sotto il collo perché vi crea proprio un, un, um, un cuscino sotto. Quindi ecco, il collo va fuori, questo è un supporto per le spalle per la mancanza di flessibilità che abbiamo noi nelle spalle. E da qui riproviamo, sistemiamo bene, andiamo indietro. Esatto, qua si sente proprio il supporto e i piedi si possono puntare le dita o rilassare il dorso del collo a terra. Questo dipende dalla flessibilità che avete e attivate completamente l'addome, vi aiutate con le mani o le mani, ripeto, possono venire distese nel pavimento e poi si snocciola fuori dalla posizione allora all'inizio magari avremo bisogno di rimanere proprio quei 5 respiri nella posizione e già saranno tantissimo saremo stanche saremo proprio che non ce la facciamo poi lungo andare possiamo rimanere di più 10 respirazioni 12 quello che è. Mi raccomando, usate gli attrezzi se avete bisogno e controllate che a terra il peso è distribuito in maniera corretta. Dai glutei c'è una linea retta che cade sulle spalle, si distribuisce sulle vostre due spalle, non sulla schiena curva. Anche se quello con la schiena curva arrivate con i piedi a terra, ma lo scopo dell'asana non è portare i piedi a terra e mantenere questo allineamento della colonna e poi scenderanno anche le vostre gambe. Come vi ho sempre detto, e vi ribadisco anche oggi: si esiste l'asana perfetta, ed è quella che fate già, ed è quella che oggi state facendo in questo momento. Non è quella che abbiamo visto su Instagram, non è quella che immaginiamo che un giorno avremo. Quella è una motivazione, quella può essere un'ispirazione, può, può essere anche un desiderio, ma non attacchiamoci a che per forza dovrà essere quella la nostra posizione. Cioè accontentiamoci, godiamoci quello che facciamo oggi, perché quello che facciamo oggi è perfetto così com'è, perché il nostro corpo ora... Fare quello. E questo è yoga entrare nell'yasana qui e ora, con consapevolezza, rispettando il nostro corpo. Bene? Ok. Allora, noi uh, ci vediamo sul prossimo video. E grazie mille per tutti i vostri messaggi, per i vostri commenti, perché c'è tanto movimento anche nella community. Benvenuti a tutte le nuove persone che sono, si sono iscritte in questa settimana. Siete stati in tantissimi. Abbiamo fatto due post di benvenuti. Quindi benvenuti spero che possiate trovare tanta informazione utile per voi in questo percorso meraviglioso che è quello dello yoga, del Pilates e della meditazione. E, questo è quanto se avete dubbi su questa posizione se ave, avete bisogno di approfondire un altro po di capire qualche altra cosa me lo dite e altrimenti noi ci vediamo cioè se me lo dite vi rispondo <ride> altrimenti niente con... ci vediamo sul prossimo video grazie mille namaste